Sono 4 punti che comunque cambiano il campionato, cambiano la classifica, ecco. Tutti ci davano per morti queste 2 partite, però purtroppo poi c'è sempre il campo a parlare. Adesso abbiamo 2 partite importanti, le dobbiamo preparare al meglio, sono comunque 2 scontri diretti, anche se il Monterosi sta facendo un ottimo campionato. Noi le affrontiamo come abbiamo affrontato il Pescara, affronteremo sicuramente Monterosi e Messina. Michele Guida indica la strada al Taranto dopo la vittoria di Pescara nella notte dell'Adriatico Cornacchia. Le reti di Manetta e Tommasini nel primo tempo hanno firmato lo 0-2 finale, risultato che ha permesso ai rossoblu di uscire dalla zona play-out. Una soddisfazione che fa la somma con il 2-2 casalingo del turno precedente contro il Crotone. Sono contento, però so che per salvarci il cammino è lunghissimo, quindi è semplicemente un punto di partenza che ci dà ulteriore autostima dopo una grandissima prestazione col Crotone. Quindi fai 2 grandi prestazioni contro 2 squadre importanti, in 3 giorni fai 4 gol. Sono 20 i punti ottenuti dal Taranto, 16 di questi sono arrivati in casa. C'è una firma su tutti, su questo cambio di passo. Da quando è arrivato Mister Capuano ci siamo compattati di più e sono arrivati i risultati. La cosa più importante è questa. Io lavoro giorno per giorno, poi la domenica il gol o non il gol, l'importante è la squadra. La strada verso la salvezza è ancora lunga, ma la dirigenza rossoblu sa che la stagione è in un momento chiave, per questo è maturata la scelta di abbassare il prezzo dei biglietti. A partire dalla sfida contro il Monterosi, prima del trittico che accompagnerà il Taranto al Natale con i match contro Messina e Monopoli, i tagliandi per entrare allo Iacovone avranno un costo tra i 5 e i 20 euro. Io penso che un allenatore deve avere motivazioni. Io ero 20 anni che aspettavo di rientrare a Taranto e hai quella fase di emozione, quella fase di trasporto che ti porta ad essere ogni giorno sempre carico per ottenere un risultato. Noi fino adesso si è giocato sempre fuori casa perché la gente non viene allo stadio. Quella di Capuano sin qui è stata una vera e propria rivoluzione fondata su un 3-5-2 essenziale ed efficace che ha anche ritrovato Tommasini come terminale offensivo. L'allenatore guarda oltre e dribbla il presente, ricordando a tutti il suo percorso. Io alleno da 32 o 31 anni tutti gli anni, quindi vuol dire che il valore dell'allenatore, che il valore dell'uomo supera il valore dell'allenatore. Io non mi sono mai prestato, sicuramente qualche esternazione, ma sempre così di qualche anno fa, ha coperto il ruolo dell'uomo allenatore e hanno enfatizzato il personaggio Capuano. Sono contento, insomma, di quello che faccio, lo faccio con grande passione. E fino a quando avrò questa voglia continuerò a fare questo mestiere.